Ciao a tutti, io sono Nives e sono qui con Fabio. Ciao! Siamo due educatori del Faro e oggi, per l'ultima puntata della settimana, volevamo fare un po' il riepilogo sul PEGI, che è l'argomento che abbiamo affrontato ieri e ieri l'altro. Allora, prima di cominciare, vi dico che tutte le cose tecniche che abbiamo detto, quindi numeri, colori e simboli, che abbiamo affrontato ieri, li trovate nei video salvati nella playlist sulla pagina L'imparare ad imparare, l'arte del permetterlo, che trovate più semplicemente facendo chiocciola per studiare, oppure anche sul canale YouTube Studente Vincente. Quindi per tutte le info potete fare riferimento a quei video. Oggi vi vogliamo ricordare un pochino, ripassare insieme a voi quella che è l'importanza di questo strumento che tutti conoscono per sentito dire, ma in pochi sanno effettivamente di cosa si tratta, il PEGI, che è un indicatore importantissimo che ci suggerisce, e dopo vi spiegherò perché ho usato questa parola, ci suggerisce a che età è consigliabile utilizzare o meno un videogioco o un gioco di quelli in scatola, insomma, un qualsiasi contenuto che può essere fruito dai bambini, dai ragazzi, ok? Quindi questo strumento importantissimo molto spesso viene bypassato. Che cosa significa? Che lo leggiamo sulle scatole dei videogiochi e lo scambiamo per la difficoltà del gioco. Quindi un PEGI 18 è un gioco difficile. Il mio bambino che ha 12 anni, ne ha 8, ci gioca, è super forte. Ecco, questo è un falso amico, è un falso mito anche, è assolutamente un errore. Il PEGI non indica la difficoltà del gioco, ma indica la presenza di contenuti che possono essere estremamente dannosi se vengono utilizzati e vengono visti al di sotto dell'età che viene consigliata. L'età sono più 3, più 7, più 12, più 16 e più 18, e appunto ieri le abbiamo analizzate a fondo con il lumino, no? Quello che ci tengo a dirvi oggi è di fare attenzione a questi simboli, a queste età, ok? E avere un occhio di riguardo con i nostri ragazzi. Che cosa significa questo? Sederci di fianco a loro mentre giocano con dei videogame e guardare che cosa succede, perché molto spesso non ce ne rendiamo conto, no? Perché non li conosciamo. Il modo più semplice per capire di cosa stiamo parlando è sederci lì anche soltanto 5 minuti, capire che cosa succede all'interno del videogioco e che cosa succede all'utente che lo sta utilizzando, quindi in questo caso al nostro bambino, nostro figlio, ma anche al bambino, al ragazzino che viene al nostro centro giovani. Quindi noi in qualità di educatori abbiamo il dovere, vi dico questa parolona, abbiamo il dovere di capire di cosa si tratta, ok? E mettere uno stop. Noi usiamo la metafora del semaforo, che ora vi faccio vedere qui, ok? Tac. Il semaforo, quindi a volte anche dire il no, cioè questo gioco non è adatto a te, ma non perché è troppo difficile, come vi dicevo prima, o perché ti può far male, è un contenuto estremamente dannoso. Quindi al suo interno vengono proposti degli argomenti in una maniera tale che possono veramente fare dei danni, ok? Al bambino, al ragazzino. La differenza, quando parliamo del semaforo, diciamo anche questo, è che se io sono per strada e non ascolto l'indicazione che mi dà il semaforo, faccio finta di niente, passo con il rosso, rischio di farmi male subito. Quindi magari la bicicletta mi taglia la strada, ci scontriamo, ci facciamo male in questo momento e sentiamo il male. Con il videogioco non succede questo. Il male arriva dopo. Noi abbiamo fatto un lavoro importantissimo nelle scuole dell'Unione Terra di Castelli, dove abbiamo portato anche questo argomento, ne abbiamo parlato con i bambini, ci siamo resi conto di quanta inconsapevolezza ci sia da parte loro, ma da parte anche degli educatori. E per questo che vogliamo parlarvene e vogliamo accendere un po' la lampadina su questo argomento che molto spesso appunto viene un pochino evitato, no? Abbiamo lasciato dei compiti. E per compiti intendo dei progetti da realizzare, che purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di vedere, ma sicuramente ci sarà occasione. Molti di questi vertono proprio sul PEGI, quindi cerchiamo di sensibilizzare i nostri bambini e i genitori alla conoscenza di questo strumento, perché a nostra disposizione non è una legge, quindi non è obbligatorio, però è uno strumento che è stato fortemente cercato da team di psicologi, di educatori, di persone che veramente ci hanno messo tanta passione, tanto impegno, tanto tempo e hanno avuto tante porte chiuse in faccia. Quindi cerchiamo di non perdere questo loro grandissimo sforzo, no? E osserviamo, parte da lì, osserviamo, apriamo gli occhi e guardiamo cosa succede. Vi renderete conto che
all'interno, nel corpo dei nostri bambini, qualcosa succede quando vengono stimolati da questi videogame. E ve ne renderete conto anche guardando le loro mani, ascoltando la loro respirazione, ascoltando il linguaggio con cui parlano con gli amici, perché c'è la possibilità ovviamente di giocare in di più, no? Non soltanto da soli, no? C'è la modalità online. Vi accorgerete di tante cose e noi siamo qui anche per spronarvi a questa riflessione, ok? Quindi, se volete condividerla con noi, potete ovviamente contattarci, e anzi ci fa piacere perché questo è un dialogo aperto, no? Noi vi portiamo quelle che sono le nostre competenze che abbiamo acquisito con l'esperienza diretta nel corso degli anni, ma ci fa assolutamente piacere sapere anche quelle che sono le vostre di competenze e di esperienze. Quindi, davvero, adesso ve lo dirà meglio Fabio, questo io ve l'ho soltanto un po' spoilerato, però ci teniamo che passi davvero questo. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Fabio. Bene, grazie Nives. Allora, io vi dico solamente, la Nives ha fatto un riepilogo davvero molto molto interessante. Ricordate questo, cioè noi un po' come cultura abbiamo che ciò che ci viene vietato dalla legge in un qualche modo lo rispettiamo, no? Quello che invece ci viene suggerito, applichiamo quella bellissima filosofia che è il relativismo, no? Cioè, allora, io penso di essere autosufficiente, di sapere che le cose stanno come dico io, quindi la legge la utilizzo solo se mi... Quindi attenzione a questa cosa. La Nives vi ha spiegato il perché. Non c'è nessuna costrizione, spetta all'adulto sorvegliare e educare. Quindi attenzione a questo. Ne abbiamo parlato talmente tanto nelle altre due serate, questa sera la Nives ha fatto questo riepilogo, credo che non ci sia bisogno di tornarlo a dire. La cosa che invece vi dico io, che un po' vi ha anticipato Nives, è, vi ricordo che a partire da lunedì 20 aprile nascerà lo sportello. Non so se si chiamerà così questo fine settimana, spero che ci porti l'ispirazione per dargli un nome più interessante e meno sfruttato. Che cos'è? È uno spazio che noi lasceremo inizialmente con un numero di telefono al quale la famiglia che vuole approfondire un discorso, che vuole confrontarsi, che comunque ha un sospetto, che vuole affrontare una problematica, ci può chiamare e noi attraverso questo numero prendiamo l'appuntamento, ci mettiamo d'accordo insieme, ci vedremo su una piattaforma diversa in modo da poterci anche vedere e magari parlare insieme, perché molte volte l'abbiamo detto, quello che conta davvero è parlarne delle cose, no? Magari ci si chiarisce tante idee e si può arrivare a delle soluzioni che possono essere le più tranquille, le più giuste per tutti. Quindi la novità è questa: da lunedì 20 avremo la possibilità di avere questo sportello che per ora non ha ancora il nome. Speriamo che da lunedì abbiamo trovato il nome. Lo troveremo. Sì, lo troveremo questo fine settimana. Sento che c'è già fermento. Quindi. Bene, è importante che lo sappiate. Così come abbiamo detto, lo ribadiamo perché se ci sono dei genitori, l'abbiamo detto qualche giorno fa in qualche appuntamento, di studiamo insieme. Sarà la possibilità sia per i bambini, sempre naturalmente con i genitori, i bambini, sia dei bambini studiamo insieme i bimbi, sia di quello studiamo insieme per un po' più grandi. Anche in questo caso, se ci sono delle problematiche, perso la voglia di studiare, non riesco a seguire le lezioni, ho voglia di capire una cosa, voglio fare delle domande, ci potete contattare perché anche per queste rubriche ci sarà la possibilità di avere questa sorta di sportello. Bene, quindi insomma ci sono sempre novità, cerchiamo sempre di aggiungere qualche cosa di settimana in settimana, ci lasciamo trascinare dal nostro entusiasmo e cerchiamo di aggiungere cose per essere sempre più vicini, no? È la cosa a cui teniamo di più, esservi vicini e cercare in un qualche modo di continuare a darvi quel supporto. Naturalmente facciamo quello che il momento ci consente, però crediamo che l'importante è esserci, vederci, parlarci, no? Avere la possibilità anche di conversare insieme. Ci fa sentire meno soli e soprattutto credo che faccia piacere anche ai bambini sentire che comunque le persone ci sono, non sono spariti, ci siamo e cerchiamo di essere con loro il più possibile.
Bene, io ho finito, anch'io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì, quando ricominceremo con la settimana e con una nuova puntata. Ciao a tutti! Ciao ciao!